prova. Gracchia, gracchia. Però, così professionale. In piazza San Francesco, ospiti degli Ernani, ma ringrazio anche i milionari di Santa Croce che non hanno fatto mancare il loro apporto, il loro supporto, fornendo anche, qualcuno è venuto di loro, è venuto anche a cantare, pur essendo milionari, però si sono mischiati con il coro della merla. Ecco, bravissimi, un milionario anche il nostro fisarmonicista. Un applauso poi al gruppo Cantori della Merla. Come sapete, il gruppo Cantori della Merla è un gruppo occasionale che si trova solo in questa occasione e, come ben potete vedere, abbiamo unito l'esperienza dei veterani con tante facce nuove e tante ragazzi e ragazze nuove che si sono uniti con noi per questa occasione. Questo ci fa piacere e vuol dire che comunque la Merla ha comunque un futuro. Posso ringraziare ancora tutti coloro che hanno portato qualcosa da mangiare e da bere in queste serate per il dopo Merla. E niente, adesso lascio la parola ai nostri presentatori per la serata della Merla. Buona Merla a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera e benvenuti ai canti tradizionali della Merla, organizzati dalla Proloco in collaborazione con i Rioni di Soresina. Questa sera siamo ospiti del Rione di San Francesco, che vogliamo ringraziare con un caloroso applauso. Eseguiti dai cantori della Merla di Soresina, un coro che si riunisce per l'occasione e che è diventato un vero e proprio vanto per la nostra cittadina. Accogliamoli con un bel applauso. In questo ultimo appuntamento vogliamo ricordare due nostri amici cantori che ci hanno lasciato, Efer Molzoni e Giancarlo Gaspari. Che al tempo i primerli erano bianchi, ci fu un gennaio molto tiepido, senza neve, da apparire un anticipo di primavera. Verso la fine del mese, una merla, ingannata dal bel tempo, uscì dal nido per vedere la campagna. Incontrò Gennaio, che se ne stava andando e, sicura della fine dell'inverno, lo beffeggiò. Gennar Gennarot, de te men freghi, che governat el me merlot. Gennaio le rispose, du te do, ventur prometarò. Bianca te set e negra ti farò. La minaccia di gennaio si concretizzò. Fece tanto freddo e cadde tanta neve che la merla fu costretta a proteggersi sotto un camino. I contadini, altrettanto infreddoliti, accesero i fuochi sotto il camino e la merla ne uscì tutta annerita dal fumo. Da allora, conclude la leggenda, tutti i merli sono rimasti neri. La preparazione del rito avveniva nelle stalle le sere precedenti i tre giorni della merla. Le donne filavano la rocca con il compito specifico di preparare le pezzuole che sarebbero servite per avvolgere le larve. Occorre ricordare che la merla era l'evento rituale attraverso il quale avveniva la propiziazione, il buon andamento dell'annata agraria e quindi di quello che era il primo raccolto dell'anno, ovvero il bacco da seta. Nei giorni prestabiliti, ultimi 2 di gennaio e 1 di febbraio, dute ido e ente prometarò, coloro che partecipavano alla merla si ritrovavano attorno alla catasta di fascine, la fascinera. I giovani e gli uomini battevano con i bastoni i tavolati dei carri agricoli ed in genere tutto quanto produceva un forte rumore. Serviva ad avvertire l'altro gruppo, cioè un'altra cascina, dell'inizio del rito.
Dopodiché la donna, che all'interno della comunità possedeva la voce più bella, saliva sulla catasta di fascine intonando il primo verso del canto della merla. Quindi si univano nel canto le voci di tutti i partecipanti. La merla. Questo canto si articola in tre parti. La prima parte si ricollega in modo evidente con la leggenda, per cui si annuncia che se c'è nuvolo arriverà il sereno, e si invitano le donne ad uscire in mezzo all'aia con i loro arnesi di filatura. La seconda parte descrive apparentemente l'evolversi delle stagioni, ma in realtà descrive le stagioni della donna. La terza parte allude al bucato primaverile. Nelle cascine la biancheria si lavava in forma collettiva due volte l'anno, in primavera e in autunno. Per scaldare l'acqua, per fare la lisciva, si usavano le fascine su cui aveva cantato la merla, le quali venivano divise tra le famiglie della comunità alla fine del rito. Signore e signori, la merla! Via!
l'acqua del Travacone. In questa fase ci si reca alla parte terminale di un fosso che non veniva mai pulito, in modo che l'acqua potesse arrivare fino all'orlo. Questa parte finale si chiamava Travacon. Scopo della processione era quello di prendere l'acqua per bagnare i ceppi di legna che sarebbero stati posti sul fuoco nei giorni in cui maturavano le larve dei bachi da seta. L'acqua, in ogni cultura, libera dai geni del male, purifica e benedice. Oggetto del canto è un tradimento, a cui l'innamorato reagisce con l'isolamento. Signore e signori, l'acqua del Travacon! Guarda, è tutta rotta, La campanella, è la porta. Che è Martino, vai per caso? Che è Martino? Stanno avvicinando queste persone. Lele. Dai. Yeah.
mettere. Chiaramente sessuale, si colloca questa canzone dove, in modo garbato e poetico, si descrivono le fasi del corteggiamento amoroso. La colombina passa in rassegna i punti più sensibili della donna, fino ad annegare in mezzo al mare. Signore e signori, la colombina bianca sa ben volare. La
picca, picca. Andando verso la fine del rito della merla. Il prossimo canto si intitola Beluselender Busk. In questo canto si narra di una richiesta di matrimonio che giunge con una lettera sigillata portata dal Beluselen. Tale usanza era praticata nella zona. Quando un giovane era responsabile della maternità di una ragazza, i genitori di questa lo invitavano a sposarla. La lettera era inviata tramite un sensale, il quale conduceva anche le contrattazioni prematrimoniali. Signore e signori, Beluselender Busk! Brava! Brava! Insistendo sul desiderio della donna. Durante lo svolgimento del canto vengono sparate delle salve di fucile rivolte al cielo. Questo farebbe pensare ad un collegamento con i riti per la cacciata del freddo. Signore e signori, Kerusalemme che canta. Thank you.
In questa fase del rito, originariamente attuata solo la terza sera della merla, le donne correvano nella stalla e sfrangavano la porta. Tra il trasuono e le richieste pressanti provocate dagli uomini che chiedevano di entrare, inizia il contrasto tra Martino e Marianna. La funzione di questo canto risulta chiara, ovvero scimmiottare in modo ironico il rapporto uomo-donna. Il rito si conclude con il falò, provocato dalla combustione di un cumulo di fascine. Sulla sua sommità viene posta a bruciare una caricatura di una vecchia. La versione più accreditata indica in questo episodio la raffigurazione dell'inverno che brucia e quindi se ne va. Signori e signore, la mascherata finale. Martino! Martino! Che capis Martino? Martino! Trideco, anzi Andrea, vai di cassa e parta! Vai di cassa e parta! Ma per il Trideco! Martino! 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 Dove è Martino? Mel Cupi! Martino! Martino! Scusa me, Plumis! Mettete tu non bene 30 che si vanno al mercato! Martino! Martino, Grazie, Martino. Ma ti voglio sessi stasera, ti voglio. Te perdoni, dai, no, ogni tanto, guarda. Sessi. Un capelli malavuta.
scusa che tra, salve devi scusa che tra. Scusa che tra, Martino. Dopo registri, dopo registri. Cinque trio, fanno una, porto le cinque trio. Sempre intorno, tra la loro.
Vai avanti.
Yeah!
l'ho rimossa. Così, così sarà finita la nostra gioventù. Così, così sarà finita la nostra gioventù. Ma è sopra, ma è sopra, ma è sopra, ma è sopra.
è per sempre. Poi c'erano le ali di Bergamo. Bene, andiamo per venerdì. Se sarete vi comando io e questa è casa mia. Ogni mi voglio sapere, ogni mi voglio sapere. E vi comando io e questa è casa mia. Ogni mi voglio sapere chi viene e chi va. Quando la luna la cambia il colore, vieni che l'ora, vieni che l'ora. Quando la luna la cambia il colore, vieni che l'ora di fare l'amore. E ti comando io, e questa è casa mia. Ogni mi voglio sapere, ogni mi voglio sapere. E questa è casa mia, ogni mi voglio sapere chi viene e chi va. Come sono